Ecco il film dei tre nastri d'argento, delle 100 trovate, delle 1000 risate. È il film che non vi deluderà, perché i vostri attori preferiti, nei ruoli per i quali li avete eletti a vostri beniamini, sfileranno dinanzi a voi come in un vertiginoso carosello in Accadde al commissariato, un'insuperabile interpretazione di Nino Taranto. Le accennavo a questi precedenti della mia famiglia soltanto, signor commissario, perché lei sappia che un tadini non può andare qui! Ma che maniera è questa? Che sto parlando? Che... Non mi permettete di usare questo tono qua dentro, sa? Lo faccio solamente io, mi spiego? Dici? Un tadini! Popolo forte di guerrieri! Oh Gesù, e quello è uno scozzese. Stefania? Io penso sarebbe d'uopo per te cominciare a preavvertire i sintomi di un certo senso di vergogna in conseguenza di quel tuo modo non perfettamente ortodosso e signorile di comportarti in mezzo ad una strada cittadina. È arrivato il predicatore, è arrivato. Sei tu che ti devi vergognare. Ma io direi vergognatevi tutti e due. Ma volete prendere un caffè? No, io non posso, il dottore mi ha proibito. Vabbè, prendi un'altra cosa, il commissario è così gentile. Un aperitivo, ah? Magari con due paste. Ma insomma, ma che credo di stare veramente al caffè? In piedi! Ui, in piedi, hai capito? E già sta in piedi. Ah, è tutto lì. Ma ride bene chi ride l'ultimo, però. Evviva Coppi! Perché? È sempre il primo. Dovete scusare tanto, ma c'è stato un equivoco. Noi cerchiamo Arnaldo Bozzini, Giuseppe, non Arnalda. Il solito sbaglio di trascrizione. Hanno confuso la A con una O. Voi per il distretto siete O. Mentre in realtà siete A. E io domattina alle 9 sono qua. No, no, voi domani mattina alle 9 qua non ci starete. Che perché? È perché la pratica è stata archiviata. Accadde al commissariato. Sordi, più chiari, più Biglieriva, più D'Apporto, più Pandolfini vi garantiscono due ore di buon umore. Aiuto! Appunto! Accadde al commissariato. È prodotto dalla Fortunia Film. Realizzato da Felice Zappulla. Accadde al commissariato. Sarà presentato prossimamente qui.